le notizie di World News 24, la mattina, con Mimmo Sera. Buon martedì e bentrovati alla visione ed all'ascolto del giornale del mattino. C'è attesa oggi negli Stati Uniti per l'elezione ufficiale di Joe Biden da parte del collegio elettorale. Intanto ha tenuto banco in queste ore l'attacco hacker al governo americano, con diverse agenzie federali che sono state prese di mira da numerosi pirati informatici. Ad essere colpiti particolarmente i dipartimenti del tesoro e del commercio. Intanto proprio nella notte è giunta la notizia che il presidente uscente degli Stati Uniti ha silurato il ministro della giustizia Barr, dopo che si è scoperto che sapeva della inchiesta in cui era coinvolto ed è coinvolto tuttora il figlio del neopresidente degli Stati Uniti, il democratico Joe Biden. Il Comitato Tecnico Scientifico chiedono al governo italiano di rafforzare le misure per quanto concerne il periodo natalizio, una sorta di lockdown. La necessità di una nuova stretta, dicono, da un lato per l'impossibilità di un controllo capillare del territorio e dall'altra di dati preoccupanti con un'incidenza di nuovi casi ancora alta. Però per quanto concerne invece i dati di inizio settimana, si conferma un calo dei casi, 12.030 rispetto ai 17.938 di domenica, mentre cresce leggermente il numero dei decessi, 491 rispetto ai 484 di 24 ore prima, per un totale di casi a livello nazionale di 1.855.000, mentre continua ad aumentare il numero dei dimessi guariti, 1.115.000. Dati in discesa anche per quanto riguarda la regione Puglia. Secondo il bollettino regionale i casi sono 656 rispetto ai 1.175 di domenica. Maglia nera il Poggiano con 262 casi, a seguire il Varese 212, poi esattamente 61 nella Bardo, 59 nel Salento, 43 nel Brindisino e 13 nel Tarantino, per un totale di casi a livello regionale di 73.628. Un interessante appuntamento è programmato per martedì 15 dicembre presso il liceo artistico di Cerignola nel Poggiano. Si tratta di un evento importante, esattamente un open day in cui verranno messe in evidenza le opportunità formative della scuola, la qualità didattica, ma soprattutto anche di conoscere appieno questa scuola. Lo facciamo con due collegamenti che abbiamo predisposto nell'ordine. In collegamento da Cerignola la professoressa Magda Di Biase, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Sono la professoressa Di Biase. In collegamento da Bari abbiamo Marian Bagliato, buonasera professoressa. Buonasera a tutti. Beh, abbiamo preparato, anzi i ragazzi hanno preparato, hanno fatto un bel lavoro, hanno preparato, insomma, sono giorni che stanno preparando questa live, molto interessante, insomma, dove risponderemo a delle domande che ci vengono poste riguardo appunto la nostra offerta formativa, come hai appena detto tu, no? E quindi in diretta risponderemo a delle domande che insomma ci faranno. E i ragazzi veramente si stanno impegnando tantissimo, come sempre, hanno sempre tanta fantasia, e hanno messo su anche tantissimi video per far conoscere appunto la nostra scuola, perché in questo momento insomma non è possibile ricevere, quindi siamo noi che andiamo verso insomma incontro agli altri, ecco, sempre online. Sì, ecco, domani alle 10 ci sarà questa live in diretta dove si mostreranno appunto anche dal vivo, cioè dal vivo via video, i laboratori della scuola, i vari indirizzi, quello che facciamo, e poi risponderemo appunto dal vivo a queste domande che ci aspettiamo dal pubblico. Alle 10 su Switch, cioè bisogna andare a vedere sul sito e si possono capire insomma le modalità di collegamento.
Verrà presentata a Bari giovedì in diretta social il nuovo progetto del Teatro Pubblico Pugliese dal titolo Indovina chi viene a scena. Parteciperà l'assessore alla cultura della Regione Puglia Brai, il presidente del Teatro Pubblico Pugliese D'Urso, il direttore del Teatro Sant'Elevante e la dirigente dell'attività teatro e danza Giulia Delli Santi. Saranno in collegamento anche i comuni che hanno aderito al progetto. La conferenza sarà trasmessa anche sui canali social. Secondo appuntamento del ciclo Media e Brand Identity della Università di Foggia. L'incontro svoltosi lunedì ha riguardato la qualità della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e ha visto come ospite il consulente politico dell'agenzia Proforma Amendoni, coordinato dalla professoressa Rossella Palmieri, delegata delle Rettorie di Foggia alla comunicazione e rapporti con il territorio. Per Amendoni non si può prescindere dal concetto di reputazione che va sempre di pari passo sia online che offline. I social media sono una scelta inevitabile, ma bisogna fare bene il proprio lavoro sui canali che si è scelto di aprire. Nel Regno Unito, durante il primo lockdown, gli inglesi hanno dichiarato che i mezzi considerati più attendibili per informarsi sull'emergenza coronavirus sono i quotidiani cartacei e la BBC. Oggi ha senso imparare un metodo e studiare all'università. Ecco perché il mio invito agli studenti è di non perdere determinazione, perché dalle università italiane escono talenti importanti e ricercatori riconosciuti. Martedì 15 l'ospite sarà l'inviato di Striscia la Notizia, Pinuccio. Effettuati anni on in Svizzera, siamo alla pagina sportiva Il Calcio, il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League e dei sedicesimi di Europa League. Per quanto riguarda gli ottavi della prestigiosa competizione europea, l'urna benevola solamente per la Juventus che troverà i Lusitani del Porto. Peggio invece è andata alla Lazio ed all'Atalanta. I biancocelesti affronteranno i campioni di Germania del Bayern Monaco, mentre l'Atalanta se la vedrà con il Real Madrid. Per quanto concerne invece l'Europa League, sorteggiati i sedicesimi di finale, il Milan giocherà contro la Stella Rossa di Belgrado, la Roma contro i portoghesi del Braga, mentre il Napoli affronterà gli spagnoli del Granada. È tutto per questa edizione del mattino di World News 24, grazie di essere stati in visione e all'ascolto. Vi ricordo alle 12 l'appuntamento con l'intervista, oggi la nostra ospite sarà la scrittrice Patrizia Bianco. La prossima edizione della nostra informazione stasera alle 19.30. Restate con noi, a più tardi.